Presentazione del presepe vivente di Montaperto al Collegio dei Filippini stamane ad Agrigento, giunto ormai alla sua decima edizione con grande soddisfazione da parte dell'amministrazione tutta. Per questo decennale ci saranno tanti nuovi protagonisti. In prima fila la riscoperta dei grani antichi, i grani nostrani, che faranno da linee guida tra i percorsi culinari e gastronomici, eccellenza tutta nostrana. L'evento si svolgerà nella bella campagna agrigentina dal 26 al 30 dicembre e dall'1 al 6 gennaio. Notevole la soddisfazione del primo cittadino Lillo Firetto e del consigliere Nino Amato. Ad Agrigento si riconferma il presepe di Montaperto per la sua decima edizione, ormai un'eccellenza tutta agrigentina. Sì, in realtà questo che tu hai detto adesso ci riempie di grandissima responsabilità, ma siamo veramente molto contenti e soddisfatti di come sono andate le cose. Io vorrei iniziare subito con dei ringraziamenti sicuramente a una settantina di ragazzi volontari che da fine settembre sono messi lì a costruire il presepe che poi diventa e viene veicolato un pochino in tutta la Sicilia e anche oltre, come ormai fatto un appuntamento importante per la nostra terra. Ringrazio sicuramente l'amministrazione comunale e il sindaco Firetto perché anche quest'anno ha voluto e ha sostenuto questo evento. Ringrazio anche alcune collaborazioni importanti. Quest'anno c'è una grande novità, una grossa novità che la collaborazione più importante, devo dire, oltre ai privati che ci sostengono, è l'ente parco, dove siamo riusciti a realizzare uno spaccato del parco all'interno del presepe, dove per la prima volta sarà pubblicizzata la prossima sagra del mandorlo in fiore all'interno di un bagno molto caratteristico. Venite a vederlo perché è veramente molto, molto bello. Mentre ci sarà anche il presepe nel parco, dove all'interno del parco, in particolare a Casa Barbadoro, il 7 di gennaio verso le 10 e mezzo, ci sarà uno spaccato del presepe con la grotta, la Sagra Famiglia, si rifarà la ricotta che daremo anche in degustazione a tutti i visitatori del parco stesso. Sicuramente Montaperto si proietta sempre nel futuro la bella campagna di Agrigento, così la si chiama, anche quest'anno di nuovo col presepe. Sì, noi siamo molto orgogliosi di aver raggiunto proprio questa decima edizione e anche quest'anno ovviamente abbiamo puntato alla valorizzazione di quello che è il borgo, che si presta benissimo a riprodurre una piccola Betlemme. Ci sono delle numerose novità all'interno del percorso, a partire appunto dagli animali che ovviamente sono una parte centrale di tutto il presepe, nuove degustazioni che puntano comunque soprattutto al biologico e alla ricerca dei sapori e delle tradizioni comunque nostre, antiche, e poi numerosi spettacoli musicali e teatrali, grazie appunto a degli attori bravissimi e anche al supporto musicale della tipica ciaramella che quest'anno appunto delizierà tutti i visitatori. Valore aggiunto per il presepe di Montaperto, la riscoperta dei grani antichi. I grani antichi danno molto valore ai nostri prodotti, in quanto grazie anche a delle lavorazioni artigianali come la muratura a pietra, diciamo, si rivalorizzano questi grani e anche si sfruttano i valori nutrizionali che essi hanno.